a titolo personale dico che secondo me il miglior premier degli ultimi 30 anni, il miglior ministro dello sviluppo economico degli ultimi anni, non so quanti perché non me li ricordo quelli oltre 10 anni fa, credo che sia uno spreco per il Paese non tenerne conto. Dopodiché io vorrei ricordare a tutti che queste valutazioni non spettano a me, non spettano nemmeno solo ai partiti, ma c'è un Presidente della Repubblica che fa il suo lavoro e che quindi nelle consultazioni farà le loro valutazioni. Ma oggi noi stiamo mettendo il carro davanti ai buoi. Cioè qui noi c'è già una discussione ampia in cui si parla di nomi. Quando a noi non interessa parlare di noi, a noi interessa cosa possiamo fare per gli italiani. Perché, mi permetta di dire questa cosa, se non saremo in grado e non ci sono i presupposti per far bene per gli italiani, io perché devo fare un governo per forza? Io non credo che sia questa la cosa giusta. Cioè, come non credo sia giusto andare alle elezioni perché l'ha scelto Salvini, che ha il 17% delle persone in Parlamento e che ha governato grazie solo al Movimento 5 Stelle, a cui deve solo dire grazie. Al contempo dico che non bisogna fare un governo a tutti i costi, non ce l'ha obbligato il dottore. Quindi se ci sono i presupposti per garantire che ci sarà il blocco dell'aumento dell'IVA, che ci sarà la possibilità di abbassare le tasse per le imprese, ci sarà la possibilità di migliorare la sostenibilità degli investimenti, aiutare gli ultimi, bene, ragioniamoci. Se non ci sono questi presupposti, io credo che non bisogna fare un governo a tutti i costi, con Boschi, Renzi, Di Maio o qualcun altro, perché il Movimento 5 Stelle non è nato per fare queste cose a tutti i costi. Quindi io lo dico con molta trasparenza, con molta coerenza, non ce l'ha prescritto il medico. Però gli italiani hanno una grande fiducia in noi, abbiamo una grande responsabilità e io voglio Allora. poter tornare a casa davanti a mio figlio e dirgli abbiamo fatto la scelta nell'interesse del tuo futuro, non della mia poltrona, perché Allora. quella è la Lega.